Come si può rimanere indifferenti ad un certo comportamento che per uno della mia età è indegno? E vi porto degli esempi concreti. Io sapete che sono anche amante di true crime, cold case, mi vado a documentare certe esperienze nella vita, vuoi per il luogo in cui abitavo, le ho sapute, conosciute, insomma, è una delle mie tante vite. Ma di questo voglio parlare oggi. Voi sapete, ho già preso posizione, che non è l'assoluta verità, ma può essere opinabile, discutibile, ben venga il face to face, sul determinato, un determinato modo di essere attivista. Questo vuol dire che anche in un'assemblea, in un'ipotetica assemblea, una riunione di attivisti, io non posso essere in disaccordo con chi, porca vacca, lì non ci ascoltano, dobbiamo alzare il tiro, proviamo. A volte si fanno dei tentativi, no? Ma anche semplicemente per suscitare una reazione piuttosto che stare fermi. Ma quando io da attivista vengo comunque a conoscenza di comunque ragazzi che potrebbero benissimo essere miei figli, incarcerati, detenuti in una maniera indegna, perché magari si sono semplicemente magari incollati da qualche parte o hanno imbrattato una scultura. Voi pensate, credete che queste persone, in cui mi ci includo anch'io, non abbiano rispetto per l'arte, la cultura, eccetera, eccetera? E allora siete fuori strada. E allora siete fuori strada. Perché? Perché si continua a parlare di clima, di ecomafia, di comunque inquinamento, di una società. Pensate, cioè, paradossalmente i ragazzi oggi attivisti dai 20 ai 35, siamo noi allora che credevano in un e che cacchio, free love, free tutto, ma vuoi vivere o vuoi morire piano piano? Perché? Perché mangi inquinato, perché non sai neanche quello che mangi, però contesti tutto e tutti, le polemiche sugli insetti, o cicibelli. Ci sono dei posti in Asia che le mangiano da millenni, no? Ma noi dobbiamo sempre essere in qualche modo in polemiche, in contraddizione, senza prendere una posizione netta, che non vuole dire, non deve voler dire essere e diventare estremisti, perché Fio i Belli ha una marea di amici e amiche vegetariani, vegani, che cozzano fra di loro perché Belin, Judo Pork, Petra una minuta, perché è sempre lì, bisogna sempre contestualizzare anche le cose e soprattutto non imporre la propria raggiunta consapevolezza. Belin, va bene, ci sei arrivato, ok, io magari sono arrivato in cose in cui tu ancora non sei arrivata, ma non è una gara, non è un chi arriva prima, non è un essere in qualche modo avere la percezione di ciò che sta realmente accadendo. Quindi io sono uno di quelli che quando giravo a Torino andavo a rompere il cazzo al vigile e dicevo: ma ci sono tutte queste belle statue, tutte sporche lerce, ma pagare magari un socialmente utile due che le va a pulire, sarebbe bello, andasia, sì, ma nessuno l'ha mai fatto. Cioè, è questo il contesto del... Quindi, sinceramente, ed anche per di nuovo prendere un certo tipo di parte... si è attuata una
repressione, stile anni di piombo, cioè ti sbattono dentro. Se questa ipotesi possa dare. Perché? Perché hai voluto. Ognuno, poi è questo il contesto. Ognuno deve, è questo il, credo, il mio pensiero, il nocciolo del, dell'essere attivista e attivismo e anche dalla parte giudiziaria. Il sapersi assumere le proprie responsabilità di un gesto, diciamo tra virgolette spiegarlo, ma dall'altra parte quelli che sono dietro a sto display, se si bevono la notizia così come imbrattato quadro, bah, per la gente tu associ già vandali, senza andare a capire, ma aspetta, aspetta, ma perché, per come, per chi, per... ma cacchio, ma io scommetto che se qualche beone di voi si mettesse a leggere o andare nei siti di questi degli attivisti che possono essere i movimenti anarchici, la FAI, come Extinction Rebellion, come Ultima Generazione, tutti comunque sappiatevelo comunemente antifascisti. Ed è bene sottolinearlo questo, che non vuol dire, perché ancora con questa, allora sono tutti quei movimentini, sono tutti antagonisti, sono tutti della sinistra, gli altri tutti di destra, anche lì, ma lo capisce, lo capiscete che questo estremismo no, fa in modo che questa piramide, questa sarebbe la bella piramide, invece la piramide che qui in Italia si sta costruendo è quella del potere occulto e sopra è lo Stato, e lo Stato non è il popolo. Costituzione da bruciare e rifare, per come la vedo io, perché la state prendendo in giro come tanti pseudocatto cristiani che prendono in giro quel bel libro, quel bel racconto che è la Bibbia. Ma come può esserlo il Corano, come può esserlo il Libro dei Morti, come può esserlo tutta una letteratura fatta di persone che hanno vissuto delle esperienze, le hanno raccontate, come magari posso fare io. Qualcuno le ha scritto i più bei libri, le più belle canzoni, sotto effetto di una sostanza oggi reputata, definita stupefacente, quindi illegale, quindi perché magari ti porta un po' di bene, ti porta alla facoltà di ragionare, pensare e decidere con la tua testa. Vedete quante cose si possono buttare in questo calderone per farne davvero un articolo come merita, come un giornalista. E più di un giornalista che, per la verità, sono morti, sono stati uccisi. E per ordine di chi? Ma davvero, cioè, ma state ancora a credere, ma chissà se i complotti... No, ci sono persone che si sono schioppati tanti anni di galera, alla fine ha detto, non ce la faccio più. O per vendetta, o per qualsiasi motivo, o per... Adesso se la prendono con la figlia di questo re... Ma fa tanto bene sta fine, ma lo capite che lo state, i media la stanno già, adesso si andrà alla caccia a capire chi è, come non è, io la abbraccerei, la nasconderei, perché ho conosciuto delle persone che hanno, non vogliono niente avere a che fare con le famiglie, al di là di quel, perché non tutti siamo uguali e meno male, questa è la sconfitta vera e propria è questo cambiamento radicale de gonca, di testa, che paf, io non voglio essere delinquente. Lo scotto che queste persone potenti pagano e devono pagare non è lo stativo, il 41 bis, è essere rinnegati. E questo l'onore più grosso, vecchia guardia. Le altre cose nella prossima puntata. Peace and love to everybody.